Con questa firma si suggella una stretta collaborazione tra l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Comune di Salerno, che sosterrà in modo concreto le attività del Centro Oculistico Sociale De Luigi. Grazie a questa collaborazione saranno potenziati i servizi di prevenzione e cura delle patologie oculari, garantendo un accesso più equo alle cure a tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione a quelle più vulnerabili. La firma di questo importante protocollo è avvenuta durante la conferenza stampa di stamani, 10 ottobre, presso la sede UIC in via Aurelio Nicolodi 13, durante la quale è stato presentato il progetto di sostegno al centro oculistico sociale finanziato dal Comune di Salerno, che consentirà di ampliare l'offerta di servizi e di raggiungere un numero sempre maggiore di persone. All'incontro erano presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, il presidente UIC Salerno Raffaele Rosa, che ha sottolineato il ruolo fondamentale dell'UIC nel promuovere l'inclusione sociale delle persone cieche e ipovedenti, e il responsabile del centro oculistico sociale Francesco Scozia, che ha illustrato i principali fattori di rischio per la salute degli occhi e presentato i dati più recenti sulle patologie oculari più diffuse. Sì, fa parte del nostro progetto di servizi sociali, di vicinanza alle persone. Questa mattina firmeremo una convenzione con l'Associazione Ciechi, che è un'associazione benemerita, di grande importanza umana e sociale. Con il professor Scozia, con il dottor Scozia, oculista, noi contribuiremo ad aprire questo ambulatorio di oculistica sociale che sarà aperto non solo ai soci dell'associazione, ma anche a persone meno ambienti che possono venire qui, farsi visitare e prevenire le malattie della vista che poi possono degenerare anche gravemente. Sì, oggi è una giornata particolare, una giornata bella che viviamo con un entusiasmo particolare, sia perché, come diceva lei, è la giornata mondiale della vista, alla quale chiaramente noi come associazione di categoria siamo particolarmente legati a questa giornata. E poi anche per quello che è praticamente il protocollo d'intesa che da qui a poco andremo a siglare con il Comune di Salerno. Perché noi il 27 giugno scorso abbiamo siglato praticamente con le APB di Roma, che da ambulatorio oculistico sociale siamo diventati Centro COS. Centro COS che proprio denominato così perché Centro Oculistico Sociale, che presterà servizio per quelle fasce meno ambiente e che si trovano in difficoltà per visite oculistiche presso il nostro ambulatorio. Allora, sì, da sempre abbiamo sicuramente un'attenzione particolare sul tema della prevenzione, una collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi che quest'anno, oggi, si allargherà e comprenderà questo momento di prevenzione legato proprio al centro oculistico che sarà aperto, ribadisco, per la prevenzione ai meno abbienti, quindi allargheremo il discorso un po' a tutti e grazie alla collaborazione con l'Unione, che naturalmente è rappresentata da competenze ed esperti in quest'ambito, credo che riusciremo a dare delle risposte importanti un po' a tutta la cittadinanza.